3 minutes. Running. We heard a few words from Giovanni Ficarra representing Italy, and then from Lithuania. Just then he was telling us where is he coming from, and of course what they expect. Giovanni on one side representing Italy is definitely on the radar. We'll see who is going to win. Was wonderful to hear a few words from them. È stato meraviglioso sentire i loro messaggi. Abbiamo avuto modo di farci raccontare alcuni aspetti essenziali, ma noi ora ci avviciniamo sempre più alla partenza. One minute, put the boat in the water. Get ready. Attention. Ready. Il momento della verità è arrivato ed eccolo qua, abbiamo la partenza ufficiale ancora per la caccia alla finale A e alla finale B. Sarà l'Italia oppure la Lituania. Arriverà la rivincita, perché ovviamente anche al campionato del mondo abbiamo visto da un lato la Norvegia e dall'altra l'Italia. Sarà il giorno della rivincita per la Norvegia sull'Italia, questo European Rowing Coastal Challenge, oppure sarà una sorpresa con l'innesto della Lituania e Giovanni Ficarra a contendersi il bronzo. Vedremo ovviamente quando taglieranno il traguardo, ma devo dire che la lotta è ancora aperta tra queste due formazioni che ci credono davvero e, oltre a mettere il cuore, dimostrano di avere tanta potenza nelle gambe a fare gli affondi in questa specialità. We have to wait, of course, but will it be Italy and Norway to the final, or Norway and Lithuania? Will it be the same final that we've experienced during the world, the recent world champ, or will it be different? Of course, we have to wait, but looks like Italy, with no doubt, is leading in the last part. So Italy is now trying to push really, really hard to get this spot and go to the A final. Then will it be Lithuania for second and so B final. Siamo ormai in chiusura, in quest'ultima frazione si va ad assegnare il pass per l'accesso in finale A e finale B. Sembrano ancora i colori azzurri ad allungare il margine di vantaggio. Sarà una sorta di rivincita rispetto a quello che è stato il campionato del mondo, oramai in proiezione verso il traguardo.
tensione in chiusura con l'arrivo sulla spiaggia. È Giovanni Ficarra, il nostro azzurro, che vuole andare a mettere in cassaforte la promozione, addirittura risparmiando un po' le energie, perché ovviamente c'è un'altra gara ben più importante da affrontare. Ed eccolo qui a far brillare i colori azzurri e a dare grande orgoglio all'Italia, Giovanni Ficarra, sul traguardo in questa finale A del Beach Sprint. A seguire sono i colori della Lituania, oramai in addirittura d'arrivo. Second place then goes to Lithuania. He will be racing into the B final for a bronze. Next race will be the B final for the men.